No, Ilaria Vigrale è professoressa di dogmatica qui all'Istituto di Scienze Religiose e alla Facoltà di Teologia della Santa Croce e ha studiato prima Derrida e ha un dottorato in filosofia, quindi si è occupata di postmoderno, di decostruire e a me mi cadevano i capelli quando invece ha iniziato a fare teologia con me, ha fatto il dottorato perché decostruiva Gregorio di Nissa, quindi per me è stato un po' duro all'inizio, tanto che l'ho mandata a Pamplona da Don Luca Francisco Matteo Secco, ho detto Don Paco, io non ce la faccio, no? Ci pensi lei perché per me è troppo difficile, no? Invece poi ha scritto una tesi magnifica, anche una monografia pubblicata con Cittanuova sulla relazione Dio e l'uomo. Qui, ci ha sponsorizzato tutto, quasi praticamente stiamo. La Cardinali è contentissima di. E allora, diciamo, mi sembrava anche molto interessante nel concepire tutto questo, finire proprio con lei e con la sua lettura di questo libro che viene anche dalla relazione, che è una roba fragile, cioè non si può fare comunità senza la relazione, però la relazione, se è tale, rimane fragile. Molte crisi, appassimenti e uscite non generative si sarebbero potuti evitare se le persone avessero avuto vicino qualcuno capace di leggere nel loro disagio la fatica di arrivare all'essenza della loro vocazione. Nel regno dei cieli le fioriture sono libere, varie, eccedenti, colorate, plurali, sinfoniche, abbondantissime. Le comunità scoprono il proprio carisma incontrando la gente lungo le strade, soprattutto nelle strade al di là dei confini. Comunità carismatiche, quelle realtà collettive nate e alimentate da un carisma e quindi da uno o più fondatori, che sono i primi portatori e la prima immagine di quel carisma. Ci sono sempre stati molti modi di essere apostoli, così nelle nostre comunità e movimenti. I loro membri non sono professionisti dello spirito, né tantomeno dipendenti di un'azienda, ma sono competenti, qualche volta anche nel lavoro, e la competenza laica del lavoro nutre e sostiene l'altra competenza apostolica. Il rischio da scongiurare è che l'invito a lasciare le reti faccia perdere la vecchia competenza e non ne generi nessuna nuova. Il comandamento nuovo, quello dell'amore scambievole, lo si vive già dall'annuncio. Chi ascolta il Vangelo deve prima dare, chi annuncia il Vangelo sa che il primo dono che può fare a chi ascolta è donargli la possibilità di donare, per poter ricevere e poi forse capire. Chi annuncia il Vangelo sa di essere un mendicante di questa reciprocità. Nella oikonomia del Vangelo, il donatore ha un bisogno essenziale del donatario. La prima Chiesa non nasce monolitica e compatta, perché Gesù mandava i suoi discepoli in giro, li rendeva nomadi e non residenziali, come era lui stesso. Questa comunità non è una corte messianica, non è una comunità esoterica né un circolo magico, ma una comunità missionaria e nomade, che si ritrova di tanto in tanto insieme, ma per subito ripartire. Il passato sa dire parole di vita solo se coniugato ora al futuro. La terra promessa è la terra di domani. La storia, la vocazione, la fede si salvano generando futuro a 20, 50 o 90 anni. Il Giordano è davanti, dietro ci sono soltanto il Nilo e i fiumi di Babilonia. La vita delle piante ha molto da dire anche alle comunità carismatiche. Queste ultime nascono da uno o più fondatori e fondatrici che danno alla comunità carismatica una forma simile all'animale. Il fondatore è necessariamente il centro, il cuore, e i singoli organi e funzioni dipendono dal centro. Questa configurazione viene poi replicata in tutte le funzioni e nelle varie comunità locali, che riproducono tutte lo stesso modello centrale. Nelle comunità carismatiche, diversamente dalle organizzazioni burocratiche, che sono governate razionalmente dagli uffici e non dai carismi delle persone, le responsabilità e i ruoli dipendono direttamente dal fondatore. Si creano sulla base di un rapporto totalmente fiduciario, da un patto implicito di mutuo riconoscimento. Ciò consente alla comunità di correre molto velocemente nella prima fase del suo sviluppo, di volare alto come aquile. Se vogliamo essere onesti fino in fondo, dobbiamo dire che l'organizzazione generata e voluta dal fondatore, in un certo senso muore il giorno dell'uscita di scena del fondatore, muore con la morte del suo cuore.
È questa la prima decisiva e inevitabile vulnerabilità dell'organizzazione animale generata dalla prima fase. Non muore il carisma, vuole solo la prima organizzazione che quel carisma aveva generato. Ma, e questo è il punto, se non muore la prima organizzazione, può succedere che al suo posto muoia il carisma. Tornando alla nostra analogia, nella fase di passaggio dal fondatore ai suoi successori, l'organizzazione carismatica dovrebbe trasformarsi da organizzazione animale a organizzazione pianta. Come si fa ad assicurare l'unità di una organizzazione pianta? Anche le piante hanno un loro governo, non meno efficiente di quello degli animali, ed è concentrato soprattutto nel loro codice genetico e per certe funzioni nelle radici. Molto di ciò che prima faceva il cuore, ora lo potrà fare tutto il corpo se il carisma diventa radice. Sottoterra, invisibili, le radici sostengono e alimentano tutto l'albero, sentono, e come un cervello diverso inviano messaggi a tutta la pianta, in dialogo con la terra. Non commettiamo l'errore di pensare che le radici siano il passato, magari immutabile e statico. Nelle piante le radici sono anche il passato, ma soprattutto sono il presente e il futuro. Se un carisma riesce a diventare pianta, è resiliente alle crisi. Diventa molto difficile farlo morire. Deve però rallentare, sviluppare nuovi sensi, crescere in profondità, conoscere tutto il bosco e imparare nuovi linguaggi per cooperare con alberi diversi. E io volevo, allora, prima volevo iniziare con una critica e poi ti dirò tutto ciò di cui sono grata. Esatto. Allora, la critica che ti rigiro perché l'hanno fatta a me è: ma non è possibile, Luigi Nobruni è un economista, quindi saprà che ci vogliono dei dati per fondare queste affermazioni. Qui si tratta di una raccolta di affermazioni generiche e generalizzanti. Con generico e generalizzante spesso intendiamo anche qualche cosa che ci innamora in quanto pensato e dunque che è molto più vicina all'ideologia che a una ermeneutica della realtà di tipo validamente scientifico, cioè con un'epistemologia chiara e condivisibile. Allora, io ho pensato molto a questa critica dopo che avevo fatto leggere questo libro a un sacco di gente. E quindi ho detto aiuto, sia mai che ho seminato un'ideologia in giro. E poi però mi sono ricordata di una cosa che era successa a me mentre l'ho letto la prima volta. Ed è il fatto che in molti punti mi ha fatto inginocchiare. Cioè, questo libro è un libro che io non ho potuto leggere in piedi, in metropolitana, come dico io sempre, no? Questi sono i librini da metropolitana che ti metti in tasca e li leggi in qualunque momento, no? E anche quando hai solo 2 minuti per leggere, che è il modo in cui io leggo tantissimi libri. Ma invece mi ha fatto mettere in ginocchio perché mi sembra, Luigino, che possiamo dirlo, ma l'hai detto anche tu a pranzo, che questo libro in fondo è anche un po' un'apertura di cuore, no? E io ho seguito a lungo la scrittura di Luigino, posso dire che, anzi, in questo libro io ho trovato una sorta di risoluzione di drammi ben più radicali e violenti che animavano i primi volumi. Quindi per me è stata un'attestazione di un cammino spirituale, anzitutto, e di questo voglio rendere omaggio, perché mi pare che ognuno di noi elabora anche le proprie crisi in modo diverso, ma quando uno riesce a trasformarle in una scrittura così chiara e così onesta, mi sembra che sia sempre molto valevole. Questo però mi porta anche a un'altra considerazione, ed è che molte persone hanno potuto riconoscere una crisi attraverso la quale stavano passando grazie al tuo libro. Magari situazioni a cui non riuscivano a dare un nome,
si sono in qualche modo configurate attraverso le tue parole e le tue critiche. E credo che anche di questo bisogna essere grati a Luigino Bruni, perché quando un sentire diventa parola, lo posso affrontare. Quando un sentimento è espresso in una figura, posso combatterlo, posso assecondarlo, posso seguirlo, posso farci conti, no? E quindi io penso che questo è un altro servizio molto grande che Luigino ci ha dato, oltre a testimoniare in questi libri un percorso personale di fede, perché appunto l'ultima parola è quella ultima che abbiamo letto, no? C'è una grande apertura al futuro in questo libro, c'è una grande fiducia nell'opera dello Spirito Santo, anche se forse non è enunciato in questo modo. Ecco, però penso che non soltanto sono queste le due, i due aspetti che volevo sottolineare, ma anche un terzo, e cioè che ci stai caricando di una grossissima responsabilità, anzi due. La prima, per tutti quelli che sono appartenenti a comunità o a movimenti carismatici, come li vogliamo chiamare, anche lì mi è piaciuto vedere come hai trasformato anche il tuo parlare, no? Dalle comunità a movente ideale sono diventati movimenti carismatici, con anche una evoluzione tua nella lettura di che cosa sia un carisma. Dunque, il primo compito che ci lasci, a tutti coloro che in qualche misura siamo coinvolti in una dinamica comunitaria, proprio per non cadere in quella tentazione terribile che ci annunciava anche Paola, del ritrarsi dall'esperienza profondamente relazionale di una comunità, è, mi sembra, quello che dici qua. Molte crisi, appassimenti e uscite non generative si sarebbero potuti evitare se le persone avessero avuto vicino qualcuno capace di leggere nel loro disagio la fatica di arrivare all'essenza della loro vocazione. Questa cosa mi commuove ancora quando la leggo, perché penso che questo è un punto su cui nessuno di noi può sentirsi esonerato. E questo richiede competenza, richiede studio, richiede analisi su di sé, richiede un percorso di conversione che non è soltanto spirituale, ma è anzitutto umana, è anzitutto di crescita. Io detesto questa divisione umano-spirituale, perché penso che lo spirituale è tale proprio perché fa l'umano, proprio perché lo fa crescere, proprio perché lo sviluppa. Dunque, quando io trovo persone che mi fanno discorsi spirituali che non sono sostenuti da una testimonianza umana, io scappo. E questo penso che mi ha protetto tante volte nella vita. Bene, scusatemi. Con questo dico, io stessa, state attenti, cioè la volta che vi tratterò in modo non umano, per favore datemi una botta in testa, nel senso che non è sicuramente quello il cammino che voglio percorrere. No? C'è un altro aspetto che volevo sottolineare, sempre riferito a questo, e che forse nel libro si vede poco, ma immagino che Luigino lo abbia ben presente, che è quello, diciamo, dei passi oscuri del cammino spirituale. No? Tutti sappiamo, se abbiamo visto, appunto, letto la vita di Mosè, e se abbiamo una qualche esperienza di letture sull'accompagnamento spirituale o che aiutano nella crescita spirituale, che esistono momenti nella continuità di una vocazione, nella crescita di un'esperienza di Dio, che passano attraverso l'oscurità, che passano attraverso l'incapacità di dire dov'è Dio, l'incapacità di riconoscere il passaggio di Dio, l'incapacità di seguire Dio, o perlomeno di sentirsi alla sequela di Dio. Ecco, questa cosa in una lettura puramente umana, diciamo, del destino delle comunità, può risultarci molto evidente, no? Cioè può essere quello che ci fa dire, vabbè, ma allora che schifo, cioè il passaggio dal fondatore alla comunità successiva deve passare attraverso il disfacimento della comunità originaria, no? E invece forse
il momento della crisi è proprio un momento in cui vivere il momento dell'oscurità, che può succedere che ci sia, ma che sappiamo che è sempre un momento di grande purificazione e di verità, no? Nella storia della scoperta dell'essenza della propria vocazione. Quindi questo bisogno di non perderci nel buio, ma di considerare il buio come parte della nostra strada illuminata dal Vangelo, no? Illuminata dalla compagnia di Cristo. Ecco, questo penso che sia un punto sul quale può valer la pena di tornare anche teologicamente, perché l'altro compito che penso che tu ci stai dando è quindi da una parte un'attenzione alla competenza umana nell'accompagnamento spirituale e nell'accompagnamento reciproco all'interno delle comunità, dall'altra un compito chiaramente teologico, cioè tu ci stai chiedendo di ripensare la teologia del rapporto carisma fondatore. Questa immagine che utilizzi del cuore e delle radici mi è sembrato particolarmente interessante, ma allo stesso tempo incompiuto. E quindi su questo ti lascio la mia domanda, nel senso che io penso, come persona che desidera servire la Chiesa facendo teologia, voglio assumermi, ci vogliamo assumere anche come gruppo di ricerca, questo bisogno di pensare il carisma nella Chiesa, di pensare questa relazione tra doni carismatici, doni gerarchici, tra carisma e istituzione, tra forme giuridiche che tutelano il carisma o che ostacolano il carisma. Cioè, questo richiede uno studio che ancora non si è mai fatto, forse perché appunto non siamo passati attraverso le crisi potentissime e devastanti che stiamo vedendo, che stiamo attraversando. Dunque, questo compito ce lo assumiamo, contiamo sicuramente anche sul tuo aiuto in questo senso, ma penso che la tua intuizione del passaggio dal cuore alle radici abbia un punto problematico, che è quello, permettimi di dirlo così, della simbolica del principio di unità. Cioè il fatto che sempre abbiamo bisogno di una simbolica del Padre, di una realtà che si ponga come indirizzamento all'unicità del Padre, fonte e sorgente della Trinità, della creazione, della salvezza, e nella dinamica della pianta in cui tutto diventa radice, però ti dico, forse io non l'ho ancora ben capita, mi manca il riferimento all'unità. E dico, quando leggo, sicuramente non è questo, perché Luigino ha il carisma dell'unità. Dunque, dove me la stai nascondendo? Bravissimo. Che bello, Io penso che ci sono poche gioie per chi scrive libri più grandi di questa. No? Tu scrivi qualcosa, poi ti tornano tutte queste parole di benedizione, di domande, cioè una sorta di, per il mio ego, è una stupenda, ma, però anche per il mio uomo nuovo, non solo per l'uomo vecchio, tutte e due insieme. Ma tantissime cose che mi viene in mente, una cosa che mi viene in mente mentre tu parlavi, io in fondo, detto in un modo anche autobiografico, io ho fatto questi 6 libri su queste cose e 13 libri sulla Bibbia, in un qualche modo, diciamo, detto in un modo sintetico, simbolico, per non perdere la fede. Cioè, è una battaglia. Perché la fede oggi è una cosa di tremendamente complessa. L'altro giorno ho invitato un mio collega astrofisico, abbiamo invitato ad Assisi, che si occupa di galassie. Dico, Francesco, chiaramente ateo, dico, quante sono le galassie dell'universo ad oggi scoperte? Cioè, sono 10 alla 13, cioè c'è circa 1000 miliardi di galassie. E ogni galassia quante stelle ha? C'è 10 alla 11. Dio, gli angeli, Maria, no? Cioè, collocare narrativamente la fede in un mondo post-scientifico, post-Freud, post-Lacan, è una cosa... Cioè, c'è un problema, tu dici teologico, il problema è sulla parola Dio. Che cosa noi abbiamo in mente quando diciamo Dio oggi?
nella rivelazione, nella Bibbia. Quindi io in qualche modo ho iniziato un corpo a corpo di Giacobbe con l'angelo che dura 20 anni. E questo è, cioè, tutto qua. Cioè, è questo, perché altrimenti uno poteva dire, vabbè, insomma, abbiamo creduto, perché c'è, cioè, quello che, una delle immagini dei libri passati, mi ricordo ve l'ho detto perché è talmente tante cose, quello che utilizzando Sartre ho chiamato malafede e che Tommaso mi ha spiegato che c'è anche in Heidegger come vita inautentica. Cioè, l'immagine qual è? Che a un certo punto ci sono persone che quando hanno ricevuto, perché io mi sono scritto qua, qual è il tema di riferimento? Un altro asse cartesiano. Che cosa succede in una persona quando ha una vocazione nel tempo? Che è sta roba? Che cosa, come si sviluppa questa persona se è onesta, se è vera la vocazione? No? Allora, ad un certo punto questa persona, da quello che appunto i dati, no? Cioè, è vero che non ho fatto, anche perché sono articoli che nascono su Avvenire, anche se il primo lavoro che ho fatto con Alessandra Smerilli nel 2009 è un libro con più dati, che è un po' l'inizio di questa riflessione, si chiama La leggerezza del ferro, con varie riflessioni anche un pochettino più economiche, statistiche. Però i dati ce ne sono tanti qui dentro, perché sono le centinaia, migliaia di incontri, lettere che in questi anni fate. Voi non avete idea, qualcuno ce l'ha qui idea, che io la, di Tommaso, di quante persone, come dicevi tu, mi scrivono e mi raccontano e mi dicono che cosa significano per loro queste cose, che poi diventano l'articolo della settimana dopo. Cioè cose che sembrano delle speculazioni, oppure appunto l'agnosi, no? L'eterna tentazione che il mondo lo salvi pensandolo e non sulla terra, cioè toccandolo, no? Quindi certo, si potrebbe fare, in un discorso se ci avessi energie, tempo e anni di vita, qualcosa si potrebbe anche fare che sia più completo ancora, con evidenze più empiriche, con altri colleghi. Però io in uno di questi articoli facevo questo tipo di metafora e dicevo, ad un certo punto una persona che riceve una vocazione e va avanti con onestà e ci crede e si lancia, arriva a un punto in cui ti accorgi che ciò che tu pensavi fosse la vita è un teatro. Cioè ti ritrovi su un teatro che pensavi forse che fosse la vita. Allora, che cosa dice qui Sartre? Se tu a quel punto, per angoscia di scendere da quel teatro e iniziare un cammino totalmente inesperto e inesplorato fuori dal palcoscenico, non lo fai e rimani sul palco, lì comincia la malafede. Cioè non può più essere innocente. Perché ormai sai che non è che la vita, cioè sei dentro un Truman Show, ma sai che è uno show, non pensi più che alla vita. Allora, io che cosa ho fatto? Sono sceso dal palcoscenico. Cioè, magari cosa vuol dire? Che poi a un certo punto ti accorgi che non era proprio un palcoscenico, che era una cosa più complessa. Però il giorno in cui attorno a quella che si chiama la famosa vita adulta, 35, a me, io avevo circa 37-38 anni, che per me è coincisa con la morte di Chiara Lubich, ad esempio. Cioè tu ti accorgi che c'era qualcosa di bello, una stupenda commedia, che ecco perché ora sto commentando Pinocchio in questi giorni che uscirà ora il primo articolo, che è un po' l'idea, che in fondo Pinocchio, hanno detto tante cose sto Pinocchio, ma c'è un'idea di fondo, che Burattino vuole scappare, cioè che il figlio deve andare via da questo mondo di padri, di mangiafuoco, cioè, che non ne può più, cioè quindi comunque lasciamo stare, cioè che tu scendi da quel palcoscenico e ti metti a camminare. E lì osservi e lì vivi l'angoscia di un mondo insicuro. Però il mio lavoro sui carismi è questo, cioè di dire, bene, che faccio? Rimango in questa situazione di faccio finta di niente per non perdere la fede? Questi tre scenari, no? che tante volte abbiamo discusso. Primo scenario è, davanti alla paura di perdere le cose belle in cui hai creduto finora, non diventi adulto. Quindi per salvare la fede non diventi adulto, cioè, e quindi muori adolescente. Secondo, cosa comunissima, la mia grande tentazione, per diventare adulto perdi tutto, compresa la fede che diventa la tua giovinezza, che deve diventare qualcos'altro. Terza possibilità, su cui sto lottando da 15 anni, è diventare adulto salvando qualcosa di importante della tua vocazione. Che non sono cose ovvie, che io ho la mia impressione, così che ho anche scritto, che un buon 90% delle narrazioni del Novecento sulla fede oggi non funzionano più, non è che parlo del 10-15%, come abbiamo raccontato Dio non ci convince più a noi, non dico agli altri, no? Allora ecco perché il tema narrativo non è profondo, per me è direttamente teologico, io non sono un teologo di mestiere, perché non è il mio lavoro, però mi interessa Dio. In fondo, per dire una cosa personale, quando io conobbi Dio, avevo 15 anni,
in questo campeggio, andai lì per fare tutt'altro, perché io non avevo nessuna crisi, stavo benissimo, andai lì perché c'erano le ragazze romane che venivano, mi disse mamma, avevo un campeggio, c'è una suora, dico, c'è una ragazza romana, vado, avevo 15 anni, e io lì, e fu il mio incontro con Dio, in fondo tutto lì è successo. Cioè, e io che cosa dicevo? Se Dio c'è, io devo occuparmi soltanto di Dio, non c'è altra cosa che mi interessa, talmente immensa questa cosa, cosa vuoi che mi metto a fare altre cose? Quindi il tema di Dio, un tema immenso, che a me mi ha sempre accompagnato da quando avevo 15 anni, che mi accompagna oggi in un altro modo, con altri linguaggi, ma è questo il tema, ma un Dio del 2022, non un Dio del Novecento. E quindi il tema narrativo, il tema del senso. E allora la responsabilità, ecco, questo è interessante, perché io parlavo di OMI, di Organizzazione Movente Ideale, all'inizio? E qui ci sono due cose che volevo dire anche a lui, che per me non è stato facile cominciare a fare questo lavoro, per due ragioni, una professionale e una come focolarino. Comincio con quella focolarina, perché all'interno della mia esperienza comunitaria, io sono una persona che ha vissuto 10 anni con Chiara Lubi, molto da vicino, che Chiara mi ha cercato, mi ha chiamato, ero un ragazzo, e sono conosciuto come una persona... uno degli ultimi, diciamo, allievi diretti di Chiara, mi ha voluto un bene proprio, diciamo, da matti, cioè mi ha fatto, insomma, cosa stupenda. Non era facile per me iniziare pubblicamente una riflessione problematica sui fondatori, perché, cioè, scusa, perché avevo tutta una comunità che non lo voleva fare. Oggi fa fatica, ma 10 anni fa, no. Cioè, Chiara era morta da 2 o 3 anni quando io cominciai a fare questo, no? E quindi io sentivo che era una cosa, allora cercavo di parlare organizzazione movente ideale, facevo il sociologo, l'economista, perché mi creavo un ambiente protetto dove dicevo delle cose, che sono quelle che poi dico ancora, però in un contesto che non mi creavo, perché io non volevo entrare in conflitto con la mia comunità, perché io vivo lì, io non sono mai uscito dalla mia comunità. Quindi non volevo diventare quello che si mette a fare perché ha studiato, è più intelligente, e quindi non volevo avere un rapporto, volevo essere dentro, non fuori. Ci ho messo tutta la mia energia per questo. Poi c'era un motivo professionale. Cioè io ero un economista, un professore ordinario, negli anni della crisi economica, mettemi a parlare da una parte di Bibbia e poi di carismi, e io all'inizio mi vergognavo. No, perché sembrava una cosa da giornalista, da divulgatore, da uno che io avevo... Ci ho messo 20 anni per fare un economista serio, cioè anche per vincere il mio concorso. Quindi improvvisamente mi mettevo a fare questo tipo di lavoro, allora cercavo all'inizio di parlare poco di Dio, di parlare ancor meno di carismi, queste parole appunto. E credo che mi sono un po' alla volta liberato. Però è stato un processo di liberazione. Cioè, autentico, sia all'interno del mio movimento, ho detto, guarda, bene, faccio mio questo dolore di poter essere anche percepito come uno che sputa sul piatto dove ha mangiato, addirittura qualcuno diceva, Luigino ha rinnegato gli anni con Chiara, no, miei amici, no, è vero, ho detto, bene, faccio mio questo dolore e scrivo, cioè, questa per me è anche maturità, cioè non dire mi fermo, e con la mia professione, ho detto, mi sono liberato dalla reputazione da salvare come economista serio, ho detto, bene, se questa roba qui è importante, se va avanti, bisogna farlo, no? E quindi ecco perché parlo di comunità direttamente, di movimenti, di Vangelo, cose che non facevo all'inizio del mio... Perché la vita è una dinamica, è un flusso, è una crescita. Così ho anche detto delle cose personali che magari non sono scritte nel libro, però magari possono aiutare. Però io volevo, se c'ho la possibilità, certo, chiedere a Ilaria, che ha detto delle cose molto molto belle, di leggere l'ultima pagina di questo libro. Perché lì c'è qualcosa che dice... anche delle cose, come dire, questa qui, diciamo, un'ultima nota sussurrata, come, ecco, il sussurro, diciamo, più petrino e meno mariano, diciamo, il sussurro. Ora quello mariano, prego. Un'ultima nota, un'ultima perché parola personale. Perché il libro finisce così, il libro si conclude con questa pagina, chiude, non con... Mentre vivi il tempo adulto dell'esilio, non dimenticare mai il tempo del primo amore. Quando il tuo cuore udì parole diverse ed eterne, gli occhi videro un altro sguardo. Perché non è bugia, è solo lontano. Volevi toccare il cielo e hai toccato la tua terra, forse per poterla finalmente amare davvero. Non dimenticare il primo patto, non dimenticare quella grande promessa. Era tutta per te. Non dimenticare che all'inizio di una vita ora diventata complicata c'è stato davvero qualcosa di stupendo.
C'è stata una giovane, un giovane, che nello splendore dei suoi anni ha creduto ed è partito dietro un sì incondizionale. All'inizio c'è stato qualcosa di meraviglioso, una bellezza, una gratuità, una generosità infinite. E se c'era all'inizio, c'è per sempre. Nessuna delusione, nessun dolore. Niente al mondo può cancellare questa infinita bellezza, gratuità, generosità. Non glielo permettere. E poi prova a risorgere. Quando il figlio dell'uomo tornerà sulla terra, troverà ancora la fede nelle comunità? Che dovremmo chiuderla qui, però c'è la musica prima, perché noi non volevamo fare una presentazione di un libro. Questo è sicuramente un'attività accademica, ma non solo accademica. Io volevo ringraziare tantissimo, diciamo, Luigino, perché lo chiamo Luigino proprio, non solo il professore, diciamo, ma è Luigino, perché veramente... Lo prendiamo in giro, no? Ora abbiamo con noi il professor Zamagni e Luigino. Però questo ti fa onore. Ti fa molto. Mi fa onore, perché abbiamo capito che questo libro è un libro vero, cioè io penso che i libri veri, il pensiero vero è quello che nasce dalle ferite, no? E nessun carisma, nessuna vocazione cristiana può aggirare il mistero pasquale, quindi il Venerdì Santo e la Domenica di Risurrezione. Bisogna passarci in mezzo sapendo che il sabato è di Maria. Alla fine chiudiamo con due pezzi musicali che ho chiesto io, in un certo senso almeno a livello tematico, in modo esplicito, perché il tema è la fragilità e la forza dell'acqua. I due autori sono entrambi veneziani. Prima c'è Vivaldi con una parte del concerto opera 3 numero 8 in La minore e poi Alessandro Marcello. Ma volevo chiudere proprio con questo, cioè volevo suggerirvi di ascoltare questi brani che sono di provenienza veneziana, pensando alla luce di quello che abbiamo ascoltato, al mistero di Venezia, che è una città unica, indescrivibile, di una bellezza fuori scala, no? Però se a me impressionò molto, e da allora porto sempre sia le coppie, sia i seminaristi o i giovani preti a Venezia, perché gli faccio vedere Venezia, poi dico, però sai cosa c'è sotto qui? Cioè questa roba qui è costruita nel luogo meno adatto per farci una città meravigliosa, perché è una palude. Però se tu ficchi dei tronchi di legno nel fango, quindi ci metti dentro quella che per noi è la croce, quella roba lì può essere il luogo sul quale costruire una città meravigliosa. Quindi una comunità fragile ma sicura su quel legno, che per noi è il legno di Cristo. E allora lascio la parola alla musica e ringrazio tantissimo tutti.
Non chiediamo il bis, perché anche se se lo meriterebbero assolutamente, perché dobbiamo anche chiudere. Da Brianzolo ricordo che fuori si possono comprare i libri di Luigino, sia quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato, sia i quelli precedenti. Io vi ringrazio per aver partecipato a questa attività che è accademico-spirituale. Poi forse Luigino è disponibile a rispondere a qualche domanda, se vuole, a firmare qualche cosa, ma lo lasciamo, diciamo, rompiamo le righe con un applauso per ringraziare anche Don Fabrizio Ficco, padre Maurizio, Ilaria e Paola Bostanini.